Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e oggi vediamo un qualcosa di decisamente interessante. Prima di tutto, però, non so se avete notato la lampada che ho alle mie spalle, quella bianca. Devo dire che era da un po' che non la utilizzavo e fa la sua figura, soprattutto al buio. Guardate un po'. Bellina, eh? Dove potete acquistarla? Da nessuna parte perché l'ho costruita io. Se non hai visto il video dove l'ho costruita, te lo lascio qui sopra nella scheda. È stato carino, simpatico, divertente farla e volevo fare un qualcosa di un po' diverso e un oggetto da poter inserire all'interno dei miei video. Prima di inoltrarci nell'argomento di oggi, che è giusto per far capire di che cosa parleremo, parliamo di nuovo di Proxmox e la differenza sostanziale tra quella che è una macchina virtuale vera e propria a quello che è invece un contenitore, e vediamo i pro e i contro di creare uno piuttosto che l'altro. Prima di continuare però nel nostro argomento, ti chiedo di iscriverti al canale, mettermi un bel like al video, perché così mi aiuti a crescere, mi aiuti a farmi vedere sempre da più persone e quindi ho la possibilità proprio di continuare con questi video e le guide che ti stanno aiutando in questo momento proprio a risolvere i problemi che hai cercato su internet. Bene, ti ricordo anche che se vuoi trovare offerte tecnologiche puoi iscriverti al nostro canale Telegram, anche questo è un modo per supportarmi perché le offerte che pubblichiamo sono offerte Amazon, a te non costa assolutamente nulla acquistare dal canale. E infatti, cliccando proprio sul mio link mi dai una piccolissima provvigione sugli acquisti e a te costa assolutamente uguale come se acquistassi direttamente da Amazon. Con la piccola differenza è che grazie alle offerte che ti segnaliamo puoi decisamente fare l'affare, non dico della vita, ma sicuramente risparmiare qualche soldino in più. Ma non prolunghiamoci di più, iniziamo a spiegarti proprio le differenze tra macchina virtuale e contenitore su Proxmox. Guarda il video fino alla fine perché alla fine ti dirò una qualcosina che potrebbe esserti interessante e potrebbe toglierti qualche problema proprio nell'utilizzo di Proxmox. Allora, abbiamo visto nei video precedenti, soprattutto in quello dove ti faccio vedere come creare una macchina virtuale, che la potenza, le prestazioni della macchina virtuale sono dettate da quello che è l'hardware fisico del nostro server principale, ma anche di quelle che sono le caratteristiche che gli andiamo a dare nella creazione della macchina virtuale. Quindi quanta RAM gli andiamo ad allocare, quanto spazio su disco, quanto processore andare a utilizzare per quella specifica macchina virtuale. Però come una macchina fisica vera e propria, un sistema operativo che gira sopra, che sia Linux, che sia Windows, hanno più o meno dei consumi medio-alti di risorse. Quindi comunque andiamo a occupare quelle che sono decisamente delle risorse della macchina fisica, che quindi sono finite. Se abbiamo 16 giga di RAM, non potremo andare ad avere 10 macchine con 8 giga perché avremo bisogno di 80 giga di RAM. Quindi comunque dobbiamo fare in modo di risparmiare il più possibile le risorse della nostra macchina fisica. Ecco perché ci vengono incontro quelli che sono i contenitori di Proxmox. Vi farò vedere tra poco direttamente sul PC come andarli a creare. Ma la cosa interessante è che il contenitore non è nient'altro che, possiamo definirlo, un ambiente di sviluppo, un ambiente Linux, quindi possiamo andare ad operare direttamente su linea di comando, ma non dovremo assolutamente andare a installare niente. Non c'è l'interfaccia grafica, quindi possiamo operare solo esclusivamente la linea di comando e possiamo andare a lanciare tutti quelli che sono dei processi, come potrebbero essere degli script PHP, degli script Python. Senza però avere la pesantezza della macchina vera e propria virtuale, quindi una macchina con ad esempio Ubuntu installato. Qual è in soldoni il risparmio a livello di prestazioni? Andiamo a risparmiare quasi 10 volte tanto di risorse rispetto a quello che è una macchina virtuale. Quindi se io con una macchina, come potrebbe essere il Proxmox che sto utilizzando, quindi abbiamo già visto le caratteristiche della macchina, quali sono, quelle fisiche del server, posso andare a installare per assurdo 15 macchine virtuali. Se anziché delle macchine virtuali, se devo semplicemente far girare degli script, e ne ho bisogno di molte di più perché magari ho bisogno che ogni macchina sia dedicata a uno script diverso. Se vado a slittare sui contenitori anziché le macchine virtuali fisiche da 15, posso andare a utilizzare anche fino a 40-45 contenitori. Capite la differenza enorme di lavoro che io posso andare a fare?
su un singolo server di Proxmox, davvero tantissima roba, ve lo assicuro. Ma vi faccio vedere immediatamente come andare a creare il nostro contenitore su Proxmox. Quindi spostiamoci immediatamente sul PC, apriamo l'interfaccia web di Proxmox e creiamo il nostro contenitore. Ed eccoci sulla nostra interfaccia web di Proxmox. Entriamo come amministratori. Come sempre vi nascondo per privacy i nomi di tutte le macchine che ho installato sopra, però vi faccio vedere che in questo momento io ad esempio sto utilizzando una, due, tre, quattro, cinque macchine virtuali. Tutte le altre, vedete che il simbolino è diverso, sono esclusivamente contenitori. Come facciamo a creare un nuovo contenitore? Ve lo faccio vedere immediatamente. Allora, qui in alto a destra, l'altra volta abbiamo creato Crea VM per creare una macchina virtuale, quindi Virtual Machine. Se noi invece clicchiamo su Crea CT, come vedete si chiama proprio Container, quindi macchina contenitore, E sostanzialmente andiamo a dargli esattamente le stesse caratteristiche che gli andiamo a dare normalmente su una macchina fisica, con qualche eccezione. Ad esempio, allora andiamogli proprio a dare il nome della macchina e scriviamo contenitore prova. Vi ricordo che il nome non deve avere spazi. In questo caso però dobbiamo andargli a dire già una password, perché essendo che lui installerà comunque un'istanza Linux direttamente, gli dobbiamo mandare la password poi per accedere alla nostra interfaccia, quindi alla nostra linea di comando. E io per semplicità metto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confermiamo la password anche sotto. Come vedete ci fa andare avanti. Facciamo prossimo. Nel nostro caso io ho caricato, come abbiamo detto l'altra volta, un'istanza Ubuntu, perché lui non farà nient'altro che installare l'Ubuntu con semplicemente la parte di comando, quindi senza nessun tipo di interfaccia grafica. Facciamo avanti. Scegliamo il nostro disco, nel mio caso che ho due dischi fisici e meccanici e un SSD, scelgo l'SSD proprio in modo da avere più velocità possibile all'interno della mia macchina. Dimensione disco potrebbe bastare tranquillamente gli 8 giga, facciamo avanti. CPU lasciamo pure una, 512 mega di memoria. Gli lasciamo la nostra scheda Ethernet. In questo caso succede una cosa molto particolare, perché come vedete nella parte di IPv4 gli possiamo andare già a dire l'indirizzo IP e il gateway, e sinceramente vi consiglio di andarlo a fare. Possiamo provare anche a metterlo in DHCP, ma considerando che poi potrebbe essere necessario andare a raggiungere la nostra macchina anche da altri punti, o comunque dovergli aprire delle porte direttamente all'interno, vi consiglio comunque di andare a settare un IP statico. Se volete capire come assegnare un IP statico, piuttosto faremo poi un video dedicato all'argomento. In questo momento noi gli diamo il 192.168.1.224, il gateway andiamo a inserire il nostro IP del router. E qui succede una cosa particolare, perché come vedete quando gli andiamo a dare l'IP noi dobbiamo mettergli barra maschera, ma non specificata come 255 255 2550, ma come classe di maschera, ad esempio classe 24, che corrisponde esattamente al 255 255 2550. Quindi andremo ad accedere a tutti gli IP che hanno come indirizzo IP 192.168.1x, quindi tutti i 254 indirizzi che sono sull'indirizzo 1. Andiamo avanti. DNS, lui si può prendere in automatico quelli dell'host, possiamo andarglieli a dire. In questo caso gli diamo sia il nostro router e sia come secondario i DNS Google. Andiamo avanti, ci dà tutto il riassunto della nostra macchina e facciamo fine. Lui sta andando a creare quello che è il nostro contenitore con Linux. Nel momento in cui viene task ok, abbiamo terminato la creazione della nostra macchina. Possiamo chiudere questa finestra. Come vedete qui a sinistra è comparso contenitore prova col simbolo proprio del contenitore.
che dobbiamo semplicemente avviare. Prima di entrare all'interno del nostro contenitore, appena si sarà avviato completamente, vediamo che si è acceso, è diventato verde, quindi è avviato, voglio farvi proprio vedere la differenza tra una macchina Linux, ad esempio questa che sta facendo girare all'interno un database. Guardate, 45% di CPU utilizzata, 57%, quindi 2,80 giga di RAM. Differenza con il nostro contenitore, sta utilizzando 29 megabyte di RAM. Cioè, vi rendete conto che l'utilizzo a livello RAM è veramente, veramente irrisorio? Praticamente non stiamo utilizzando quasi nessun tipo di risorsa della macchina. E questa è la parte veramente, veramente importante. Apriamo la nostra console e ci troviamo all'interno della nostra interfaccia Ubuntu, ma solo a livello codice. Quindi a questo punto possiamo andarci a loggare. E come vedete, da qui in poi abbiamo assolutamente l'interfaccia comandi, quindi come se fossimo in console direttamente di Linux. Questo ovviamente implica che dobbiamo capire e conoscere un minimo di comandi Linux, ma vi assicuro che nel momento in cui riuscite a lanciare script, codici direttamente da qui, avrete veramente un utilizzo macchina alleggerito, ma di tantissimo. Vi dicevo però che alla fine del video vi avrei detto qualcosa che avrebbe potuto risolvervi qualche problema, e si tratta proprio della parte di rete che siamo andati a configurare all'interno del nostro contenitore. Su Linux è molto particolare la gestione della rete, infatti mi è successo diverse volte, anche con le macchine virtuali direttamente o con l'Ubuntu o con Ubuntu, che anche settandogli l'indirizzo IP lui non riuscisse a navigare correttamente. Proprio perché in qualche modo non trovava corretto i DNS che si andavano a inserire all'interno. Quindi se non riuscite a navigare con IP statico, la prima cosa da fare è provate a rimettere il tutto in DHCP, vedete se viene acquisito correttamente l'indirizzo IP, ma soprattutto se poi la macchina riesce a navigare correttamente. Perché a volte ci troviamo a non riuscire a navigare piuttosto che non riuscire a interrogare degli script locali su altre macchine, dei dischi di rete, dei NAS, semplicemente perché lui non sta riuscendo a tirare su nel modo corretto la rete. Quindi la primissima cosa è provate a rimettere tutto in DHCP e poi provate a navigare. Se in DHCP riuscite a navigare correttamente, probabilmente avete sbagliato qualcosa nel settaggio dell'indirizzo IP statico. Quindi provate a riconfigurare l'indirizzo IP statico, verificando che all'interno della rete locale quell'indirizzo IP non sia occupato da qualcun altro, quindi che non ci siano conflitti di indirizzo IP. Inserite correttamente maschera e gateway, verificate questi dati che siano corretti, ma poi buttate un occhio alla parte DNS. Ho trovato spesso e volentieri che lasciando il campo DNS vuoto, quindi facendoglielo prendere in automatico, non funzioni, e a volte anche con il DNS di Google 8.8.8.8 non riesce a navigare, o comunque non su tutti i siti. Quello che vi posso consigliare è inserite sempre il DNS anche del router. Sapete che il router in automatico ha i DNS proprietari del provider e in più, se gli avete impostato dei DNS pubblici, se li prenderà in modo automatico. E in più potete provare anche i DNS di Cloudflare, che a volte risolvono decisamente molti problemi di navigazione. Questo anche con Windows. Quindi ricordatevi che potrebbero essere un'ottima alternativa ai DNS di Google, che normalmente nel 95% dei casi vengono utilizzati. Bene ragazzi, per questa guida è tutto. Io ti ricordo che se ti sono stato utile mi farebbe piacere, mi supporta se mi metti like al video, se ti iscrivi al canale, se accendi la campanellina. Se hai delle domande puoi farmele nei commenti qui sotto e anche nel nostro canale Telegram dedicato Guida Group. Inoltre, se non mi segui ancora sui miei canali social puoi farlo, te li lascio qui, perché a volte pubblico delle cose completamente diverse rispetto al canale YouTube. E soprattutto quando non ho abbastanza tempo per pubblicare dei video, vi tengo comunque aggiornati sui miei canali social. Quindi iscriviti e seguimi anche lì. Adesso io ti saluto e ci vediamo, spero molto molto presto, in una nuova guida e in un nuovo video. Ciao ragazzi!